Qua. Ehi, ben ritrovati da AndreLink91 e benvenuti in questo nuovo episodio di Kirby Star Allies. Nello scorso episodio abbiamo finito la fortezza Jean Bastion sconfiggendo Zan Partisan e fuggendo dalla distruzione totale della fortezza, anche se in realtà secondo me no, c'è ancora. Ma ad ogni modo, dobbiamo andare nello spazio infinito. Kirby e i suoi amici si ritrovano nello spazio profondo. Il pianeta Pop è ormai una minuscola luce in lontananza. I nostri eroi hanno la forza necessaria per, speriamo, difendere la pace e i pisolini del loro amato pianeta. Diventate una stella luminosa e volate! In realtà dovrei prendere degli amici, perché ovviamente ho dovuto, per forza di cose, spegnere la partita. Si può dire spegnere la partita? Ad ogni modo, faremo il primo livello e apriremo poi il Palazzo dei Sogni. E poi vediamo, insomma, almeno un livello extra, anche questo di qua, che già è aperto comunque. Ma vabbè, ci pensiamo dopo. Quindi cominciamo oggi con il livello Pianeta Autunno. Ah, questo lo ricordo con piacere. Anche perché l'autunno e l'inverno sono le mie stagioni preferite, quindi, insomma, diciamo che ho un attaccamento particolare. Super Mario? Pensavo di essere Super Mario per un momento. Lo so, è stato stupido da parte mia. No, vabbè, qui non dovrebbe esserci nessun... Scusami, ecco. La lavandaia. Poppy Bros, leviamo appunto uno... Jean Malban. Ragazzi, vi dispiace? Vabbè, purtroppo devo farlo perché non ho nulla. L'ho voluto fare giusto tanto per farlo. Ad ogni modo, quello... Niente, si casca per conto suo. Mi si è rotta la voce, non lo so. Si casca per conto suo, dicevo. E devo recuperare... Ah, sì. Ora lo ricordo ancora meglio. Vai, eccolo finalmente. Kirby frusta. Qui ci sono tantissimi forzieri. Yeah. Perfetto, apriamo. Grande stella che dà un bel po' di punti. O meglio, punti stella, se vogliamo. Questo cos'era? Ah, per farlo andare via, certo. Apriamo, ok, stella. Si possono aprire tutti. C'era anche un livello extra, mi pare. Cioè, quelle stanze extra. Dove... Allora, abbiamo la chiave. Ok, perfetto. Quindi senza chiave non potevamo comunque proseguire? A quanto pare. Ma questi disegni? Sapete che non me li ricordavo proprio che ci fossero questi disegni? Li hanno aggiunti dopo? No, non credo. Perché però non li ricordo proprio. Distruggetelo per me, bravi scagnozzi. Cioè, lui è partito, neanche ci ha visto, a dire il vero, eh. Però a quanto pare. Lavandaia, pulisca, per favore. Bravissima. Ah, roba da mangiare. Cibari? Beh, questo è partito l'attacco senza sapere niente. Allora, qui... Oh, due pezzi del puzzle, bene. Ok, per forza, qui, raga. Ah, però... Ecco, ora dovrei avere la frusta del vento, tipo. Sì. Ragazzi, che ci vuole? Potevo scendere comunque, mi sa, eh. C'era lo spazzino sopra. Ah, sì. Presa! Beh, qui perché c'è? Il pezzo d'arcobaleno. Meno male che l'ho preso in tempo. C'è un modo più semplice per farla se ti porti Duke the Zack, che lui lancia la sua ascia che ha in testa. È molto più facile da fare in quella maniera, però... Insomma, si lavora con quel che sia. Questi mi sa che sono solo
Ok, un pezzo puzzle. Ottimo. Sì, ragazzi, però, ecco, meno male. Qui, stella. Ottimo. One up, che lo ripeto, è un po' inutile, ma si prende tutto. Ah, ok, ok, aspetta, aspetta. Dunque, no, penso... Ah, a parte che posso lanciarla, comunque. Posso anche lanciarla volendo, però per dire... Siamo invincibili, non serve, credo. A meno che la prossima sezione non sia davvero tosta. Piena di nemici, più che tosta. Sì. Molto facile. Sono rimasto un attimino spiazzato perché dico, ma scusami. Vado indietro perché ho lasciato sicuramente qualcosa. A quanto pare no, quindi non c'è proprio nulla. Che tristezza. Oh. Quindi qui è per finire il livello, ma io non voglio finire. A questo punto si arriva qui con la chiave. Però bisognerebbe andare qui in realtà. Che facciamo? Oh, lo lancia? Lo lancia? No! No! Eccolo! Andiamo, va. PMT. Non serviva a portarci la chiave, però io la porto comunque. Oramai è tipo una compagna. Ho attivato l'interruttore per il palazzo dei sogni. Proprio quello che volevo. Caduta libera. Yippie. Posto. Livello finito. Facile. Molti tesori. Mi avete chiesto se farò tutto al 100%, compresa la boss rush. La boss rush l'ho provata una volta nell'altro salvataggio, ho perso verso la fine. Quindi non lo so se ho voglia di rifarla. Ovviamente l'ho provata a livello più difficile, vedrò poi insomma se mi va. Per il resto 100% farò tutti quanti i livelli extra, però il gioco al 100% con anche i puzzle... Potrebbe volerci un po'. Non troppo, sia chiaro, non ci vorrà troppo tempo, però... Insomma, richiede il suo tempo. Palazzo dei Sogni, non mi aspetto di prendere da Roccio Meta Knight, ma anche Marx, che è un po' che non lo prendo. O meglio, l'avrei trovato, però l'ho sostituito con un altro, senza neanche farvelo vedere. E sì, so che la ruota va più lenta una volta che, appunto, arriva... Se fai passare un po' di tempo, però... Lei? Cos'è? Susie? Da quale Kirby è lei? Eh certo, perché un robot chissà quale Kirby vorrà essere. E Andre Link? Non lo so, proviamo. Mettiamola a posto... Dello spazzino? Di Bombi Bros, dai. Proviamo, vediamo che combina. Poi magari fa schifo, però... Tanto uno vede. Io ragazzi ho giocato pochissimi Kirby, pochissimissimi, quindi non conosco tutti i personaggi.
A quanto pare qui torna il caro Wispy Woods, però è Wispy Woods oscuro. Più cattivo dell'altro Wispy Woods, quindi... Bomba! Ma questo qui sotto non muore? Sì, però è necessario... Scusate, no, perché io avrei anche da fare qui. Entriamo, va. Già qui dovrebbe esserci tipo un pezzo del puzzle d'arcobaleno. No, c'è la chiappa. Quando lei è comodo, sia chiaro. Però se permetti passo lo stesso. Guardalo, quello quant'era infingardo. Ok. Che mi significava? Se c'è lui vuol dire che va preso, quindi divento io. Perché mettono sempre dei nemici che appunto servono più avanti. Quindi se li trovate prendeteli che serviranno sicuramente. O quasi. Quindi che lo scarabeo sia forte contro Wispy Woods? Lui lo mettiamo a posto dello spazzino. Perfetto. Questo è un piacere. Allora il sasso non mi piace molto. Susi che ha perso vita per senza motivo. Sì, contro un arachno, ma... dettagli. Eccolo qua, ritorna Wispy Woods. Quindi ho potuto dare botta. Sembra una combo di Smash Bros, perché più picchi più sale Kirby. No. Stavo in aria già, non so se se n'è accorto, signor Woods. Vedi? Lui sa... E quanto danno gli ha fatto la sua stessa mela! Il frutto proibito. In realtà non era una mela, ma... Dettagli, dettagli, non sono qui a farvi a scuola biblica. Per quello c'è il catechismo, ma non vi insegna cose giuste. Andrà Link che disse il cattolicesimo. Eccolo! Lui è il vero boss! Iggy Woods, perché è vecchio Iggy, no? Iggy Pop. Vedi, lui lancia anche queste palle, queste lame rotanti. E Wispy Woods soffia, lui... Inspira. Aspira. Ma inspira anche è uguale, eh. Per carità. È solo un altro modo di dire che... Cioè, in italiano non rende bene, quindi è inutile che ve la dico la battuta. Ecco, lui ha la stessa cosa delle mele di Woods. Se gli lanci le sue stesse armi, gli fai più danno. Oh, ci ha provato! Ma Kirby vola. Bene, sì, perché lo scarabeo vola, ovviamente, certo. Cavolo, però. È resistentissimo. Certo, potevo sconfiggerlo più facilmente se prendevo le ciliegie e gliele lanciavo. Che poi ciliegie sembravano delle amarene putrefatte. Però è andata bene. Susi, da quello che ho visto, vola. Tipo con un elicottero, gli escono le pale e vola. Ma non ho visto altro. Ero troppo concentrato a divertirmi a fare B di continuo. Praticamente attacca e sale, un po' come l'up B di Mario, no, up A di Mario, su Smash Bros, solo che su Ultimate l'hanno tolto, perché era troppo OP effettivamente. Ok, facciamo un altro livello, tanto che ci siamo. Ok, dovrebbe essere un livello acquatico. Ah, mi sta un po' sulle scatoline. Dunque, i mondi che si possono visitare sono già aperti. Quindi non mi pare che questo sia possibile farlo. Ci sono le piattaforme su quelli dove è possibile andare. Pianeta Idro. Io i livelli acquatici li sopporto poco. La cosa buona è che hanno una musica rilassante, a volte carina. Finora il tema più bello del livello acquatico che ho incontrato è quella di Dire Dare Dogs in Super Mario. Poi quella. Quello.
è femminile. Ok, qui c'è una bella corrente. Ah, ok, ora ricordo. È questo quello che ho dovuto fare il giro in un certo punto del gioco? Perché non ho preso tutto. Praticamente ho dovuto... C'è un punto in cui puoi andare in tondo. E l'ho dovuto fare 2 o 3 volte per riuscire a prendere tutto. Però mi sembra che aver rifatto il livello... No. Allora, qui si combatte, certamente. Oh, calamaro. Seppia. Calamaro no. Calamaro diverso. Anzi, no. No, quel... Quello è un calamaro. Questo è un calamaro, sì, la seppia c'è il collo più lungo. Praticamente Kirby è invincibile quando fa così. Mi stava attaccando, ma io lo continuavo ad attaccare e andava comunque bene. Visto, non mi ha fatto nulla. Quindi Bonkers, o meglio, Bonkers non fa danno, ma Kirby non prende neanche danno. Scusami. Perfetto. No, Jamal Bam sta messo male comunque sia. Ok, allora. Effettivamente Bonkers serviva. Mi serviva però anche quello elettrico, mi serviva. La cosa buona è che respawnano all'infinito. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto Susy? Wow. Ok, Susy. Però stai calmina, eh. Non vorrei mai farti arrabbiare. Ponte amici, va bene, era prevedibile. Si capiva quando siamo saliti. Dal basso devo farlo arrivare? Ah, ok. Uno. E dos. Molto semplice. Ok, tutto questo per un pezzo arcobaleno. Ottimo. E la corrente ci porta via. Va bene, va bene. A questo punto proseguiamo, dai. Non mi pare ci sia altro qui, no. Da esplorare nulla. Andiamo, va. Dai ragazzi, su. Eccola la parte. Mi pare che è proprio questa. Sì, vabbè, però Andre Link. Preso. Per un pelo. Allora. Perfetto. Mannaggia. Dai, controcorrente. Mannaggia. Ok, dov'è? Qua. Sì, questo qua l'ho sbagliato 3 volte. Eccolo, lo sapevo. Meno male ha preso il compagno. Ecco perché l'altra volta l'ho sbagliato. Ok, qui si scende. Perché si faceva il giro qui? Apri il pezzo di puzzle. E prendere il danno, Andre Link, certo. Sì, però da solo? Io tenevo da tutt'altra parte il controller. L'analogico lo tenevo tutto puntato di là, è andato dritto. Ah, qui si sale. No, veramente no. Non ho capito. Ah. Ti dispiacerebbe, Susy? Niente, questo mi tocca rifarlo perché ci devo venire con qualcuno che... Ci devo venire col sasso. L'unica maniera per farlo è venirci col sasso perché non trovo altra soluzione.
Finiamo il livello e boh, poi vediamo. No, vabbè, dai. Perfetto, adesso l'ho fatto. E buono, entriamo. Schiacciamo il pulsante e andiamocene via. Eccolo qua. Bommete. Ok, meno male, meno male. Insomma, senza Kirby abilità roccia o martello, insomma, perché prima bisognerebbe abbassare il livello dell'acqua e poi dopo schiacciare anche il pulsante con l'elettricità. Però se non hai Kirby roccia o Kirby martello è difficilissimo. Penso che sia quasi impossibile. Dovresti lanciare un nemico, forse. Un amico, forse. Voglio dire. Oppure sì, un nemico, nel caso tu possa prendere in quel caso e lanciarlo. Ma la vedo dura in quel caso comunque. In ogni caso è molto dura. La cosa sicura è che il prossimo livello che affronteremo, nel prossimo video ovviamente, è il livello extra. E insomma, le abilità che abbiamo sono buone. Non posso affatto lamentarmi. E distruzione totale. È finito. Ecco, sì, per forza. Livello extra, pianeta extra alfa. Ah, quindi c'era effettivamente. Solo che non lo segnava perché ho il livello extra. Quindi opzionabile. Vabbè, lo faremo nel prossimo episodio. E faremo almeno altri due livelli, questo e anche questo sicuramente. Quindi per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!